seguire me in queste avventure, perché alla fine poi per me sono sempre avventure, sono sempre progetti comunque particolari e divertenti, sono comunque bei ruoli. E poi sarò anche in X-Men, la nuova serie ispirata appunto dal cartone animato di X-Men e anche dal fumetto, però principalmente dal cartone, dove sarò Rogue. Che mi diceva Carlo, scusa se ti interrompo, Rogue partirà dalla seconda puntata, perché la prima sarà tipo su Gambit, la prima puntata, che è praticamente già online perché è stata presentata qui a Lucca in questi giorni, e da appena torneremo da Lucca sarà disponibile online, la metteranno su YouTube. Chiaramente disponibile su Frank Cinema. Su Frank Cinema, ovviamente, sì, anche perché è media partner appunto di tutti questi progetti. È media partner mio, Frank Cinema, perché ormai ogni progetto tuo ci siamo noi. Sì, e sarà ispirata alle origini di Rogue, quindi sarà tutta una storia che parlerà appunto della storia di Rogue, di come è nato, di come sono le sue origini, la sua storia. Mi sto sottoponendo ad allenamenti durissimi in palestra per cercare di avvicinarmi leggermente. A crescere al personaggio, va, avvicinarti sì, al personaggio. Al personaggio di Rogue. Torniamo all'intrepido Wilson, cosa ti aspetti da questa web series? Allora, io mi aspetto... Chiaramente parlo della tua carriera. Sì, per la mia carriera mi aspetto appunto che... sicuramente io, più che pensare appunto a quello che mi succederà, io vivo quello che sto facendo, nel senso che comunque quando mi piace un personaggio, una serie, un ruolo, io sono felice così, nel senso che comunque faccio l'attrice, ma lo faccio molto, è diventato un lavoro, sta diventando un lavoro fortunatamente, e la cosa mi fa piacere, però lo faccio soprattutto con passione, quindi amo i miei personaggi, amo i miei ruoli, amo i progetti che scelgo nei quali scelgo appunto di lavorare. E penso, mi aspetto che sia qualcosa di nuovo proprio questa serie, e che in Italia si riesca appunto ad accettare anche il cinema di genere, perché diciamo che negli ultimi 20 anni è andato tutto scemando, il cinema di genere non si vede più, e che poi in questo caso è una serie di genere, e che appunto apprezzino anche il fatto che facciamo personaggi sopra le righe, caratterizzati, che in Italia è una cosa che di solito non succede, proprio perché cercano la recitazione realistica, il realismo assoluto, quindi è anche difficile confrontarsi con personaggi particolari in Italia, però è bello proprio questo, sono belli sia i personaggi realistici, perché comunque danno delle emozioni. Io adesso parlo di un altro film che sarà in uscita, che è il film Io e mia figlia.